Hazy mist, smoking rollies in the back of an Acura. Acting like we sober with the pigs on the back of us. Swerving through suburbia, you're bleeding out. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi altro video a tema back to school e oggi ho deciso di proporvi 10 outfit per il rientro a scuola. Non è stato per nulla, dico per nulla, facile creare questo video perché oltre che creare degli outfit che fossero un po' carini, trendy, estetiche eccetera eccetera, volevo innanzitutto che fossero comodi perché io in primis ho sempre odiato andare a scuola con cose scomode eccetera eccetera, e poi che fossero cose economiche che si potessero reperire con estrema facilità. Quindi anche se magari alcune di queste cose non sono più in commercio, comunque si fa fatica a trovarle in giro, potete trovare delle cose molto molto simili perché appunto sono cose abbastanza basic. Ci tengo a fare una premessa prima di iniziare il video, ovvero che molti outfit hanno magari la pancia scoperta, la pancia di fuori eccetera eccetera. Io chiaramente ho creato degli outfit per quella che è stata la mia esperienza scolastica. Nella mia scuola non ci sono mai stati particolari problemi se magari si aveva un top un po' più corto, un talone un po' più a vita bassa eccetera eccetera. Non mi hanno mai fatto storie né a me né ad altri, quindi per me questi sono veramente tutti outfit super super mettibili a scuola. Però so anche di scuole o comunque di singoli professori che sorgono un po' al naso quando vedono magari un filo di pancia di fuori eccetera eccetera. Quindi magari prendete ispirazione e poi adattate l'outfit alle esigenze di ognuno di voi. E basta, detto ciò vi lascio al video. Il primo outfit che vi propongo è uno dei miei preferiti ed è composto da questo toppino molto molto carino di Zara, fatto così a righe, molto basic. Secondo me è adattissimo per la scuola, uno perché non è troppo corto e due perché non rimane troppo scollato. È una canottiera però che comunque è un po' più diciamo coperta delle classiche canottiere, abbinato con un pantalone beige. Questo qui in particolare è di Brandy Melville a costine di vellutino, quindi magari non la cosa proprio leggerissima per settembre eccetera eccetera, però secondo me è mettibile. Sotto ho deciso di metterci delle scarpe bianche. Io come scarpe bianche uso praticamente il 99% delle volte le mie amate Air Force. Abbinato tutto questo a una borsa molto molto sobria, le Guardata, questa qui è quella di Shane, tutta peluscina. Non so, mi piaceva molto il contrasto delle righe con il leopardato, secondo me questa è una cosa molto soggettiva, però a me non dispiaceva, quindi questo qui è il primo outfit. Il secondo outfit tende a essere un pochettino più basic, però è pensato per tutte quelle persone che magari vogliono proprio passare inosservate e andare a scuola con qualcosa di molto molto tranquillo senza scervellarsi troppo. E appunto ho abbinato una magliettina verde, di questo bellissimo verde lime, soprattutto secondo me a chi ha i capelli scuri sta benissimo, ed è una magliettina che mi piace particolarmente soprattutto da abbinare con i pantaloni a vita bassa. Infatti sotto ho deciso di mettere questi pantaloni neri di Sweet Benedict, che sono i miei amatissimi pantaloni neri di lino. Questi qui invece sono super adatti per questa stagione perché sono veramente belli belli freschi, belli leggeri. Tutto ciò abbinato con delle scarpe che io personalmente amo, anche se magari non metto tantissimo, che sono le All Star però platform basse nere, stupende. Penso siano delle scarpe veramente veramente fighissime, comode, leggere, non mi fanno sudare il piede, le abbinate praticamente con tutto e soprattutto se siete basse come me sono l'ideale. Come accessorio ho deciso di abbinarci semplicemente lo zaino nero perché secondo me era la cosa che si adattava meglio all'intero outfit, e quindi questo è il secondo. Terzo outfit è il mio preferito, lo ammetto, ed è un outfit praticamente total Sweet Benedict, perché il gilet è della scorsa collezione però insomma ne potete trovare di simili in giro, ed è appunto un gilet che mi ricorda tantissimo le high school americane, proprio quello stile lì, è un po' anche tipo stile college eccetera eccetera. E infatti proprio per riprendere un po' la fantasia dello smanicato ho deciso di abbinarci sotto i pantaloni di Sweet Benedict, che sono uguali a quelli dell'outfit precedente ma al posto che essere neri sono beige. Anche questi qui sapete essere proprio il mio must have dell'estate. Ai piedi chiaramente sono andata molto molto basic, quindi Air Force bianche, e poi ci ho abbinato una borsa di tela che onestamente non mi dispiace come accessorio, ma l'ho abbinata semplicemente perché era praticamente l'unico accessorio chiaro che avevo, e questo ragazzi è in assoluto il mio outfit preferito, cioè mi fa proprio impazzire.
prossimo outfit ho preso semplicemente un fit che metto tantissimo quando esco e l'ho un po' riadattato alla scuola, ovvero questo lupetto alto che secondo me è molto elegante, soprattutto mi piace indossarlo quando ho i capelli legati, che non è nemmeno troppo corto, quindi se volete magari metterlo anche con dei pantaloni a vita bassa è perfetto. Infatti io sotto ho abbinato dei pantaloni a vita bassa, che in realtà qui sono molto diciamo versatili perché potete metterli sia un po' più a vita alta, come vedremo in un prossimo outfit, sia a vita bassa come in questo, che sono appunto questi pantaloni blu di Subdued. Devo dire che mi piace un sacco il contrasto tra il blu e il nero. Ai piedi le Dunk, che sono le mie scarpe preferite, ma ormai lo sapete. E poi ho deciso di abbinarci la borsa di Stationery Pole, che secondo me si abbinava perfettamente. Il prossimo outfit l'ho pensato per tutte quelle persone che magari vogliono avere uno stile un po' più streetwear. Infatti ho deciso di abbinare questa maglia super mega oversize bianca di Shein, molto basic perché ha solo questa scritta rossa qua davanti, con dei pantaloni sempre abbastanza oversize chiari di Shein. Questi qui sono i miei preferiti in assoluto, come jeans intendo, sono proprio belli, comodi, hanno una vestibilità che mi piace un sacco. Ai piedi classiche Air Force, e poi come zaino ci ho abbinato questo qui grigio che aveva dei dettagli rossi che secondo me riprendevano molto la maglia. Questo qui devo dire che lo mettevo l'anno scorso, soprattutto all'inizio della scuola, quando proprio non avevo voglia di vestirmi, però volevo essere comunque abbastanza carina. Il prossimo fit penso che sia veramente uno dei più basic e che io utilizzavo tantissimo, perché ho abbinato una magliettina di questo colore un po' particolare, sembra tipo essere un azzurro barra un grigio, veramente bellissima. Io ho amato queste magliettine di Zara, le ho anche in bianco e nero e le sto utilizzando un sacco perché sono proprio belle, leggere, morbide e si abbinano praticamente con tutto. Infatti sotto ho deciso di metterci questi jeans di Bershka marroni, comodissimi, li ho utilizzati tutto l'inverno scorso, nulla da dire, hanno secondo me anche una bella tonalità di marrone, molto molto abbinabile. Ai piedi vado molto molto classica di Air Force e qui non poteva non esserci la borsa leopardata come accessorio, perché secondo me andava proprio a completare il tutto. Questo qui penso veramente sia uno degli outfit più basic ma veramente più comodi in assoluto. Prossimo fit, uno dei più utilizzati per me quest'estate, che però ho voluto riproporre anche per il rientro a scuola perché secondo me è mettibilissimo. Il top è questa canottierina a costine di questo bellissimo verde molto molto scuro, che non rimane nemmeno troppo troppo corta. Infatti ho deciso di abbinarla con i pantaloni di Sweet Benedict beige. Ai piedi le Dunk, ho deciso di mettere queste scarpe che sono bianche e nere giusto per spezzare un pochettino, non so, mi piaceva il contrasto. E a questo punto, abbinata alle Dunk, ho deciso di mettere lo zaino nero. Anche il prossimo fit è molto molto basic e anche e soprattutto molto comodo, perché ho deciso di abbinare questa magliettina di Brandy Melville con questa stampa un po' vintage così, che mi piace tantissimo. Questa volta, siccome la maglia era un po' lunga, ho deciso di fare un nodino dietro, abbinata con dei pantaloni verdi. Questi qui sono leggerissimi, vi giuro, veramente leggerissimi, addosso non si sentono, sempre di Brandy Melville. E anche qui per spezzare ho deciso di abbinarci le Dunk bianche e nere, e come accessorio qui secondo me ci stava troppo, e dico troppo, una borsa di tela chiara. Come nono fit abbiamo questo qui e vi ripropongo i pantaloni blu dell'inizio. Questa volta però vi ho detto che appunto li avevo messi più a vita alta perché qui avevo un top che era un po' più corto. Ai piedi questa volta, posto che le classiche Air Force, ho deciso di abbinarci le All Star bianche basse, che per me sono assolutamente un must have, soprattutto per quando ancora fa caldo e magari con altre scarpe il piede suda di più, mentre queste qui sono di tela, sono super super adatte. E come accessorio, giusto per spezzare un pochettino, ho messo lo zaino grigio. E per concludere in bellezza, l'ultimo fit ritorna un po' allo stile streetwear, perché ho messo questi pantaloni grigi che rimangono abbastanza larghi sul fondo, e poi sopra una maglia oversize nera che ho abbinato alle scarpe perché ho messo le platform sempre All Star bianche e nere, e alla borsa nera.
proprio questo qui, super super semplice, ma che è adattissimo se non volete scervellarvi troppo. Bene ragazzi, questi sono i 10 outfit che ho pensato di proporvi, spero chiaramente che vi siano piaciuti. Mi raccomando, fatemi sapere qual è il vostro preferito, sono super super curiosa di saperlo. Fatemi sapere anche se li ricreerete per il primo giorno di scuola o per le prime settimane di scuola. Io vi invito a seguirmi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok e Vinted, soprattutto Instagram perché lì vi aggiorno sempre su tutto. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.